che affaticano questa vecchia bestiola. Pensa che mi sono ridotta a bere un cognacchino soltanto la domenica. Ah! Ti ricordi le nostre belle domeniche, Lea? Perché ne parli al passato? Se le mie informazioni non sono errate, il rito si celebra ancora nella tua casa di Neuilly. Però manchi tu e non è poco. Ma se devo dirti la verità, ho la sensazione che presto ritroveremo le gioie di quelle nostre domeniche. Che cosa te lo fa pensare? Fammi i complimenti, cara Lea. Sto per realizzare i miei sogni di brava borghese. E quali, Charlotte? Di sogni ne hai avuti sempre tanti, e tutti borghesi. Sto per dar moglie a Cherie. Congratulazioni. E lui lo sa? Naturalmente. D'altra parte non c'è fretta. Mi stai dicendo che la promessa sposa non è incinta? Ma come può venirti in mente? È un giglio. La piccola Edmeta, la ricordi? Ma è mostruoso. Quella ragazza avrà 15-16 anni. Forse li aveva l'ultima volta che l'hai vista. Pensa a quei ragazzi, che avvenire. Hanno tutto. Denaro, amore, giovinezza. C'è qualcosa che ti fa ridere in tutto questo? Sto pensando all'avvenire di una ragazza affidata alle cure di Cherie. È come affidare una gazzella ad un leopardo per una passeggiata nella giungla. Ma Cherie è così dolce, così tenero, così... Charlotte, hai ancora qualcosa da dirmi? No. Credo proprio di no. Bene, mi ha fatto molto piacere rivederti. Ma per così poco potevi non scomodarti a venire fin qui. No, no. Ne valeva proprio la pena, credimi. Ne valeva proprio la pena. Certo. Ti occorreva il mio consenso e temevi che te lo negassi. Ma che dici, Lea? Oppure sì che l'avresti ottenuto, ma con la forza, ferendomi fino a farmi sanguinare. E invece guarda, neppure un graffio. Ah, che peso mi togli dal cuore. Eh sì, uno stupido equivoco. Allora, promettimi che non appena i nostri due piccioncini saranno in viaggio di nozze, ritorneremo alle nostre eccitanti domeniche di Neuilly. Che buon profumo. Hai notato che da quando la pelle si è allentata il profumo penetra più in profondità? Avresti dovuto dirmelo tu. Avevo paura. Di me? No, di farti soffrire. Soffrire perché tu ti sposi. Ma è naturale che prima o poi sarebbe successo. Io stessa mi sono guardata intorno tante volte per cercare di scoprire la persona giusta. Ma non è facile, sai. Stai scherzando? No, no. In questa ragione Madame Pelù. È ora che tu ti facci il palato alla zuppa familiare. Io adoro il tuo ristorante per pochi clienti affezionati. Anche Desmond è la pace. No, no. Solo quella zuppa sempre uguale farà di te un perfetto borghese. Come succede a tante cocottine, quando decidono di sposarsi. Io sono nato borghese. Non esattamente. E adesso raccontami della tua fidanzata. Ha una buona dote, 1,5 milioni in contanti. Ah, non è una cifra da capogiro. Per fortuna che io ne ho di più. Di la verità, la tua Nunu. Hai risparmiato molto in questi anni. Lo sai benissimo, non sono povero, ma non sono neanche... Il barone de Rothschild. Su questo argomento, Nunu, non c'è niente da fare, non andremo mai d'accordo. Credo proprio di no. A me i soldi servono per spenderli. E a te per averne di più. Cherie, Cherie. Chi ti capisce, bravo. Vedi di non farla soffrire troppo, quella ragazza. Ma la vuoi smettere di occuparti di lei? È di te che dobbiamo parlare in questo disastro. Di me? Come mai? Come sarà la tua vita dopo? Non lo so. Non ci ho mai pensato al dopo. Sì, ma cosa farai?
Ma niente, cosa vuoi che faccia? Vedi, non è la prima volta che un amante se ne va da questa casa. E tanto meglio se lo fa di sua iniziativa. Lo so benissimo di non essere stato il primo e non me ne è mai importato niente. Però mi sarebbe piaciuto. Sì, insomma, sarebbe stato simpatico, pulito da parte tua. Che io fossi l'ultimo. E cosa dovrei fare per farti felice? Dovrei suicidarmi. No, tesoro. Sei carino, ma ti manca qualcosa per schiantarlo completamente il cuore di una donna. Se credi di offendermi. Ma non sei neppure uno qualunque. Lo so bene io. Ti ho fatto con le mie mani. No, Sherry, devi dormire perché domani mattina ti devo alzare presto. Mica viene, patron, per una lezione di boxe. No, ma devi fare le valigie. Partiamo, che bella idea, e per dove? Parti tu, caro, e da solo, e per un viaggio molto breve. Da qui a Neil, dalla tua cara mamma. Come? E tesoro, tra un mese ti sposi. Sì, ma io credevo che tutto potesse restare come prima. No, non è possibile, tesoro. Il matrimonio ha le sue regole. Ma io non voglio. Non sei tu che puoi dire non voglio, qui e in questa situazione. Su, dormi. Io passo la mano. Ora tocca all'altra. Da anni a Parigi non si vedeva un matrimonio così. Cherie era splendida. Lei è deliziosa, anche se la sua è la tipica bellezza delle donne frigide. Del resto, come quella di sua madre. Lo dicevo sempre io. Vedrete che i laghi tornano di moda. Il clima mite è più adatto per due giovani sposi. Venezia, la patria di Casanova. Cherie in qualche modo gli somiglia. Muoio dalla voglia di rivederlo. E anche una puntata a Monte Carlo. E poi il ritorno. E Lea? Lea. Cara Charlotte. Spero che non me ne vorrai se parto senza salutarti e senza svelarti il mio piccolo segreto. Tanto poco segreto che ne dà pubblico annuncio. Avrebbe potuto almeno aspettare i 3 mesi di lutto che si usano per la morte di un cugino lontano. Beh, sono soltanto una pazza, la vita è breve, che almeno sia bella. Ma guarda un po', mi fa anche la morale. P.S. Poscritto. Non prenderti il disturbo di venire a intervistare il mio maggiordomo o il portiere. A casa mia nessuno sa niente. Ho preparato un piccolo tempio tutto per voi lassù. Madame Pelù, vi comunico ufficialmente che mia moglie ed io non abbiamo alcuna intenzione di pregare. Oh, Cherie. Vorrei sapere piuttosto perché la nostra casa non è ancora pronta. L'architetto ha avuto una terribile febbre tifoidea. Un po' di pazienza, mio caro, così potrei seguire personalmente gli ultimi dettagli che in una casa sono i più importanti. Ma tu sei sciupato, Cherie. Viaggiare in treno mi deprime. A Parigi ritroverai tutte le cose che ami. I lunghi pomeriggi a Anteuil, gli amici, Desmond, le notti chez Maxime. Fai conto che questa sia la tua casa, mia cara. Grazie. Ormai siete la mia famiglia e vorrei avervi qui per sempre. Non dispari i bagagli, Edmé. Se la nostra casa non sarà pronta subito, meglio l'albergo. È più silenzioso. Fred. Non farci caso, mia cara. Sono abituata al suo cattivo umore. Bau, 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 bau. Abbaia ma non morde. La cattiveria è sempre la stessa. Però il tuo viso ha un che di fatale mai visto prima. Sarà l'Italia. Ah, questo scrittoio non è sempre stato in camera mia. Proprio così.
Sai, ho fatto molti abbellimenti in casa e vorrei mostrarteli con calma. Per carità, meglio rimettersi subito in treno. Fred, ti prego. Tu almeno mi darai un po' di soddisfazione. Vieni, voglio mostrarti come ho sistemato per voi l'appartamento di sopra. Sai, nella sua camera da letto ho tolto quello scrittoio e ne ho messo uno ampir davvero femminile. E poi ho trovato una splendida cornice della nostra famiglia, si intende, e che spero ti piacerà molto. E ho messo delle tendine a petit pois davvero carine. Tu non ci accompagni, Fred? No, io resterei un po' qui. Ma tu fai pure con comodo. La posta è sullo scrittoio, se vuoi darci un'occhiata. Ti trovo benissimo, mia cara. Non si direbbe che vieni da 20 ore di treno. Cherie, invece... Fred, purtroppo non riesce a dormire in vagone letto. Ah, brava. Hai fatto bene a ricordarmelo. Il suo vero nome è Fred. E se vogliamo fare di lui un uomo... Cara Charlotte, spero che non me ne vorrai se parto. Non è vero? A me, signora Fred, piace così com'è. Per questo l'ho sposato. Pigal 368, per favore. Pronto? Buonasera, il visconte Resmoeli? Sì. Me lo può chiamare, per favore? Chi devo dire? Un amico, è urgente. Ti vogliono al telefono. Una donna? Un uomo. Mi sembra di aver riconosciuto Cherie. Ah, è tornato finalmente. È tornato allo sposo felice. Come hai fatto a indovinare che ero io? Me l'ha detto amica. Ma perché non l'hai salutata? Ti vuole bene. Tutti ti vogliono ancora bene. Non mi andava. Sono appena tornato da un viaggio disastroso. E ho un gran freddo addosso. Sei già nella casa nuova? No, sono qui da Madame Pelù provvisoriamente. Vieni subito, devo parlarti. Di chi mi devi parlare? Provo a indovinare. Di noi, cretino. Va bene, arrivo. Fa presto. Era lui? Sì, sembra di pessimo umore. Portalo qui, gli passerà. E per la servitù non devi preoccuparti, mia cara. Sono dei fedelissimi e poi li pago talmente tanto. Madame Pelù, date ordine di accendere il caminetto lì sopra. Fa un freddo in questa bara. Oh mio Dio, ma Cherie, tu sei davvero malato? Fa sentire. Oh, non è nulla. Vedrai che una buona cena ti rimetterà al mondo, caro. Ora vado di là, a vedere che tutto sia all'altezza. Ho fatto preparare l'anatra alle erbe, che piace tanto a Lea. Piano, Madame Pelù, piano. Non esageriamo con la disinvoltura. Perché? Ho detto qualcosa che non va, cara? Andate ai vostri veleni quotidiani, Madame Pelù. Ne assaggiatene tanti da crepare. Perché la chiami Madame Pelù? Mi ci vedresti a chiamarla mamma. Madame Pelù è meno impegnativo. Potrebbe essere una signora qualsiasi col mio stesso cognome. Non riesco mai a capire quando scherzi e quando fai sul serio. Ma almeno sei contento di essere tornato a casa. E questo bazar sarebbe la mia casa? La nostra casa a Fred sarà meravigliosa. Tu ti preoccupi perché è piccola. Ma è nostra, capisci? Avrei voglia di portarci le bambole che ho avuto da bambina. E i gatti e le tartarughe. Che mi hanno tenuto compagnia quando ero sola. Per ricominciare tutto da capo con te. Ma tu quanti anni hai esattamente? Ma Fred, lo sai benissimo. Ne compio 21 il 5 gennaio. E guai se te lo dimentichi il giorno del mio compleanno.